RLB, radioattiva la notizia. RLB radioattiva, ancora buongiorno da Simona Gambaro, le 9.50 minuti e come sempre continuiamo il nostro viaggio nelle notizie del giorno. Questa mattina torniamo a parlare purtroppo di una brutta notizia per tutta la Calabria, che è quella della chiusura dell'aeroporto di Crotone. E ovviamente con la chiusura dell'aeroporto ci sono tante conseguenze negative, ovviamente parliamo di posti di lavoro ovviamente che in qualche modo vanno persi, e questi posti di lavoro tra virgolette vanno persi anche per un altro comparto, per un importante comparto che è quello dei vigili del fuoco. Di questo argomento questa mattina ne vogliamo parlare con Bonaventura Ferri, segretario generale della UIL Pubblica Amministrazione di Cosenza. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, non è una proposta, ma è una sorta di risposta, no? In qualche modo, purtroppo, a questa brutta notizia che ha colpito la Calabria, perché la chiusura di un aeroporto o comunque la chiusura di qualsiasi ente, insomma, non fa piacere ai calabresi. Però da parte sua c'era appunto un appunto su questa storia. Vuole spiegarcelo meglio? Certamente, la chiusura dell'aeroporto di Crotone è una mannaia sulla testa, è una notizia pessima, assolutamente. La Calabria è già isolata dal mondo e questa chiusura ha realmente un peso enorme. Il punto è che a un danno non possiamo aspettare inermi che poi se ne aggiunga un altro. Con la chiusura dell'aeroporto 60 vigili del fuoco a Crotone sono in sovrannumero. Non vuol dire che rimarranno lì per i cittadini, ma poi verranno assorbiti. Cosa accade? Già abbiamo un danno dalla chiusura, non possiamo perdere qualcosa di importante come 60 posti di lavoro in questo nostro territorio. Certo. Chiaramente la provincia di Cosenza, anche dai vostri microfoni, sta chiedendo, stiamo aspettando da tempo l'apertura di San Giovanni, che si trova in provincia di Cosenza, nel comprensorio delle due province. Certo. Quindi dinanzi allo spettro poi di vedere riassorbiti e di perdere questi 60 lavoratori con 60 famiglie e tutto ciò che è fondamentale per la nostra già gravemente pregiudicata economia, non si può aspettare che a un danno se ne aggiunga un altro. Quindi certo, è chiaro che a questo punto si chiede l'apertura di San Giovanni, visto che queste risorse sono disponibili già nel corpo nazionale e internazionale di sovrannumero in questo momento. Quindi sarà difficilissimo per una politica che finora non l'abbiamo compreso, tant'è che ha fatto delle attivazioni temporanee di San Giovanni. Ci sono state più inaugurazioni con passerelle che giorni di lavoro finora. E questo è un problema che la Calabria e la provincia di Cosenza non può più tollerare. Sarà difficile nascondere questi vigili per riuscire a non aprire San Giovanni oggi. Ieri ho già parlato con il sindaco, che mi ha garantito la massima disponibilità e attivazione in tal senso. Ma sono cose non facili, perché se era facile fare qualcosa nella provincia di Cosenza avremmo avuto una provincia diversa. Siamo gli ultimi per servizi ai cittadini, invece di andare avanti andiamo indietro. In questa Calabria, che comunque molte volte cammina contromano a danno dei cittadini, noi abbiamo il primato in questa provincia e sarebbe il caso di invertire la marcia, insomma. Certo, è una prospettiva alternativa, insomma, quella che può essere, questo chiamiamolo avanzo di vigili del fuoco, che invece potrebbero essere compiutamente, effettivamente, impiegati per questo nuovo distaccamento che si chiede da tanto tempo. E Bonaventura Ferri, io volevo chiederle anche un'altra cosa relativamente a quello che è stato detto ieri, approvato a dire il vero all'unanimità in consiglio comunale a Cosenza, quindi torniamo in città in qualche modo, del trasferimento della caserma dei Vigili del Fuoco, che attualmente lo sappiamo è in Viale della Repubblica, caserma che sarà spostata nell'area nei pressi delle cupole geodetiche su Viale Magna Grecia. Ecco, è un trasferimento forse importante, forse il luogo precedente non era più tra virgolette adatto, e se sì, insomma, come la pensa su questo nuovo cambiamento, su questo trasloco? Guardi, intanto per traslocare in un nuovo edificio deve esserci l'edificio che non c'è. Sicuramente lì lo stabile attuale è abbastanza inadeguato, tant'è che ci sono problemi, una parte è stata resa non usufruibile, quindi da lì chiaramente bisogna spostare la caserma. Sono tante volte che ci sono approvazioni, è stata anche posata una prima pietra in località Gergeri anni fa, ma poi non si è dato seguito. Ora questa approvazione prevede la realizzazione della caserma in prossimità delle cupole geodetiche. Sì. Io spero che questa volta quest'iter, che sta andando avanti da anni, direi oltre un decennio, riesca a raggiungere il compimento. E ho solo una curiosità poi di trovare sull'altare chi si freggerà di questa realizzazione, perché ogni tanto mi piace anche poi capire che è stato artefice di tanti ritardi in questa nostra gestione politica, e questa cosa è fastidiosissima. Per fare una caserma non ci vuole granché, ci vuole poco tempo, la stiamo aspettando da oltre un decennio,
speriamo che questa volta si riesca ad edificare e spostare i vigili in un luogo che almeno è più idoneo e più utilizzabile, certo, alle necessità particolari che porta con sé una caserma di vigili del fuoco. E l'ultima cosa che volevo chiederle, ovviamente glielo chiedo tra virgolette velocemente, abbiamo come sempre tempi stretti in radio, è quella che, di cui parlavamo diciamo offline in qualche modo io e lei, una possibilità che si perdano, che vengano a perdersi alcuni posti proprio dei vigili del fuoco, relativamente anche a un processo di stabilizzazione che è fermo, ci spiega meglio, perché ovviamente anche i nostri ascoltatori vogliono capire di più. Guardi, sarò rapido, abbiamo, a parte in tutta Italia, tantissimi migliaia di ragazzi che per ovvi motivi comunque rientrano nella categoria dei precari e cercano, aspettano, desiderano di essere stabilizzati e di avere un posto di lavoro, ed è importantissimo. In tutte le occasioni non faccio altro che cercare di agevolare o di lottare per questa loro diciamo conclusione di percorso. Cosa succede? In questo momento tutto si può fare tranne che prendere in giro dei precari, oppure utilizzarli in maniera strumentale e poi domani deluderli. Assolutamente. Si sta cercando di portare avanti, si sta sperando da anni in una stabilizzazione, ma non si può far finta di nascondere notizie o possibilità che ne possono limitare il numero di questa stabilizzazione o addirittura anche bloccarla, perché il Corpo Nazionale dei Vigili possiamo ritrovarcelo domattina come ente certificatore del soccorso in aeroporto. Ha da sé la cosa che non può certificare se stesso, quindi il soccorso in aeroporto, se così sarà, non sarà più gestito direttamente dal Corpo Nazionale, ma sarà solo certificato e quindi gestito in autonomia dalle società aeroportuali. Quindi tutti i vigili, i posti di lavoro attualmente impiegati nell'aeroporto, possono diventare soprannumerari nel corpo. È chiaro che se io ho davanti centinaia di precari di questa nostra provincia che mi dicono abbiamo speranze, sì, le speranze sì, ma non si può nascondere a questi ragazzi che magari dietro un'attesa qualunque risoluzione che preveda la loro stabilizzazione, magari domani potrà essere di un decimo dei posti desiderati o addirittura venire bloccata, perché questo evento potrà avere un impatto su di loro. Non è corretto, non è giusto, non è normale nascondere una notizia, una cosa importante che se uno la fa in tempo comunque almeno cerca di capire, o perlomeno non dedica 2-3 anni di vita ad aspettare una cosa che poi non ci sarà. Chiaro, se qualcuno tenta di nasconderle le notizie, noi cercheremo di farle emergere. Signor Ferri, io la devo salutare, purtroppo non voglio assolutamente, come dire, tagliare questo intervento, però purtroppo abbiamo tempi stretti, il notiziario dietro l'angolo, e la ringrazio come sempre per il suo intervento, lei è sempre molto disponibile, grazie, una buona giornata. Grazie, buona giornata. Buongiorno.